Hola a tutti ragazzi, il vostro Luki e oggi accompagnato da questa bellissima musichetta siamo arrivati finalmente su una nuova serie di Farming Simulator. Raga, non la tiro per le lunghe perché vorrei saltare il menu semplicemente per un motivo: siamo danni copyright so cazzi, quindi andiamo avanti. Andiamo con la difficoltà normale, raga, come giusto che sia, se no difficile è troppo difficile. E andiamo con... vediamo un po' che mappa. Mettiamo Gold Crest Valley perché... sono una svolta, come si chiama lì, non mi ispira. Mettiamo la camicetta. Vediamo un po'. La bianca, no, rossa, dai, classica cosa. Oppure verde, perché anche verde ci sta. Mettiamo verde, raga, giusto per cambiare. Qui, raga, ci sono DLC. E voilà, andiamo a caricare il mondo. Prima di continuare, ragazzi, volevo avvertirvi di una cosa. Come primo video, come dico sempre, non durerà tanto per due motivi stavolta. Uno, perché vi ripeto, serie nuova, devo vedere come va. Due, soprattutto, oggi pomeriggio mi sono riposato, mi sono svegliato, ho lavorato e quindi adesso alle 10 di sera sto recando. Cosa vuol dire tutto ciò? Che sono un po' stanchino, quindi perdonatemi. Allora, ma che cacchio ho messo alla fine? Ho messo lo stracoscio, là, quella città strana? Secondo me alla fine, ragazzi, per selezionare la città... vabbè, fa niente, raga, alla fine la città c'entra ben poco. Vabbè, raga, per chi non conosce che cos'è Farming Simulator, beh... è la simulazione della vita di un'azienda di campagna, diciamo così. Tanto è vero che durante il nostro cammino dobbiamo processare materiali. Oddio, non è Minecraft, non pensate male. Nel senso, dobbiamo prendere il grano, andarlo a vendere. Prendere la colza, andarlo a vendere. Ma ci vediamo tutte cose qua. Qui, proprio nella lista, frumento, colza, semi di soia, patate, rafano, oleario, l'erba, non so che ci fa qua, l'orzo... girasoli, mais, barbabietola da zucca e pioppo. Tutte queste cose, ragazzi, si possono vendere per fare soldi. Inoltre, guardate com'è bello figo il nuovo Farming Simulator 2017. Io ho giocato al 2016, ma nel 17 ad aver cambiato questa parte del menu che è tipo una guida su come gestire la campagna, diciamo. E dico che è davvero una cosa fighissima. Ragazzi, spero che i volumi si sentano bene, non troppo bassi ma nemmeno troppo alti. E cosa andremo a fare in questo primo video, secondo voi? Raga, lavori principali. Colleghiamo una trebbia. Diciamo che la attiviamo un pochettino perché faremo tutto noi. E raga, ovviamente la lista di comandi in alto, una volta presa la mano la toglierò. So che adesso un po' può dare fastidio, però più avanti la toglierò. Semplicemente perché da un bel po' che non gioco, quindi raga, devo per forza abituarmi con i comandi. È dal 2016, quindi è passato giusto un po' di tempo, diciamo. Comunque ragazzi, se volete che porto avanti questa serie, lasciate davvero tantissimi like, perché vi ripeto, serie nuova. Si deve lavorare molto su questa serie, richiederà molto tempo per editare, per registrare appunto, per renderizzare il video, per caricarlo, perché usciranno video molto lunghi e con la mia connessione, sapete, faccio molto fatica. Non devo andare storto però, quindi raga, vi chiedo davvero molto supporto da parte vostra, perché vi ripeto, ci sta un lavoraccio dietro a Farming che è davvero lungo, anche se per ora, come vedete, dureranno pochi video, come giusto che sia, perché dobbiamo vedere un po' come va la serie. Allora raga, ho fatto svuotare il condotto, torniamo un pochettino indietro e ce ne andiamo qua. Facciamo voilà, tagliamo questo perché non voglio lasciare nada. Alziamo la trebbia e ritorniamo qua. Ok raga, ci mettiamo belle dritti così. Inoltre raga, come sapete, no? Qui si possono comprare i mezzi, infatti cliccando P vedete c'è stato di tutto e di più. Raccoglitrici, raccogli patate, aratri, coltivatori, seminatrici, un sacco di roba figa che rende il gioco figo appunto. Quindi raga, se volete davvero una serie concentrata su questo gioco, mi raccomando, lasciate like. Altra cosa, tra qualche giorno uscirà un video anche su Euro Truck con la mod dell'Italia, quindi un video davvero figo. E se volete che quella serie vada avanti altrettanto, cominciate a farvi l'idea. Così andate lì, lasciate like e commentate dicendo bella Luke. Comunque raga, a parte le cavolate, vediamo un po' come trebbiare sto campo in modo più veloce possibile, anche se è abbastanza lento. Infatti va a 9 km orari, però durante il lavoro raga, così è. Allora un attimo, perché ho sbagliato di nuovo e quindi raga devo tornare indietro. Alziamo la trebbia. Qui ovviamente devo buttare grano in giro per... sì raga, devo abituarmi un po' a lavorare in modo ordinato, questo c'è da dire, però piano piano si fa tutto, adesso mi devo tanto riabituarmi. Se volete anche delle mod raga, ditemelo tranquillamente che provvederò ad aggiungerle. Cerco di fare il meglio possibile per coinvolgervi in questa serie, quindi vi raccomando, dimostratevi il vostro supporto. Allora ritorniamo sopra e facciamo un altro bel giretto. Anzi raga, diciamo di fare così.
parcheggiamo un attimo la trebbia, poi andremo avanti in altri video ovviamente, e cerchiamo altri trattori cliccando tab. Ok, qui ci sta il velo, quindi no. Ah, ok, non ci sono trattori sui campi, quindi continuiamo con questo. Credevo che c'era tipo campi da rare e roba del genere, ma ancora no. Quindi continuiamo con la trebbia tranquillamente. Allora, mettiamo giù la trebbia e voilà. Andiamo avanti cercando di essere dritti stavolta. Dai, ci posso riuscire, dai. Io ci credo, voi? Vediamo, raga, se riesco a farla tutta dritta sta cosa. Dovete lasciare like, commentare e condividere, e iscrivervi in caso che non l'avete fatto, eh. Quindi adesso vediamo. Andiamo dritti dritti. Non devo lasciare nemmeno un filo d'erba di fianco. Ok, vediamo un po' se ci riusciamo. Attenzione, attenzione. Incredibile. Ci siamo quasi, raga. Sento già il profumo dei like che state lasciando. E voilà, raga. No, epic fail all'ultimo, raga. Vabbè, però dai, era dritta, dai, dai. Se vuol dire che andava bene, penso. Ma non l'ho fatto, perché sono così idiota? Allora, con calma, accendiamo la trebbia. Luke, non è successo nulla, passiamo qua sopra. Olè, adesso va bene. Facciamoci tutto il giro. Ovviamente devo buttare la roba in giro. Torniamo qua. Torniamo qua. E andiamo con il prossimo giro di metri trebbia. Vi ripeto, raga, finalmente è arrivata una serie che durerà tanto. In che senso? Sia a livello di episodi che a livello di tempo. Perché appunto non posso fare 5 minuti se ero tra... cioè, perdonatevi, su Farming Simulator. Qui sono andato storto per colpa mia, lo so. Quindi finalmente ci saranno i famosi video da 20, 25 minuti, 15, non so quanto possa mai durare, raga. Certo, se io faccio così ogni video non riesco a beccare una linea dritta. Ci dovrò mettere molto tempo ogni video. Poi raga, ovviamente, mamma mia, è più forte di me, non è colpa mia. Ovviamente raga, quando faremo molti più soldi potremo assumere finalmente un operaio, mettere a lavorare lui al posto nostro. Noi intanto andiamo a fare le nostre commissioni, come ad esempio a vendere il grano, roba del genere. Anche se per ora, raga, il grano lo metteremo nel silos, come è giusto che sia. Poi nel momento in cui avremo un buon carico nel silos, faremo tutto quello che dobbiamo fare. Sì, raga, so che sto lasciando molto grano, dopo la prenderemo, non vi preoccupate. Purtroppo non riesco a essere preciso stasera. Sarà la stanchezza, sarà tutto quello che volete. Boh, ma vedremo come andrà a finire. Allora, lasciamo svuotare un pochettino. Alziamo la trebbia. Giriamoci tranquillamente. Vedo tranquillamente. Manco Schumacher fa sta curva. Ok, mettiamoci giù. E voilà. Cerchiamo di vendere più grano possibile. Però raga, se non sbaglio, c'è il tipo il raccoglitore, che raduna tutto questo grano per terra. Sarebbe il fieno alla fine. E possiamo fare appunto le balle da fieno. Quindi ci sta un sacco di roba da fare, un sacco di sistemi per fare i soldi, e lo vedremo insieme. Allora raga, dov'è che cacchio stava il carrello? Oh, sta lì. Quindi andiamo subito vicino al carrello e cerchiamo di svuotare quel poco che abbiamo raccolto. Come primo episodio, raga, vi ripeto, non dura tanto perché devo strutturarmi un po' di video. Devo dire soprattutto se apprezzate la serie, perché se reggo 30 minuti di video e poi non vi piace, è tutto tempo perso. Anche se raga, io lo giocherò da solo, perché comunque è un gioco che mi diverte, e non poco. Coltello sopra, non so se... qualche dubbio ce l'avevo, ma giusto qualche dubbio. Allora, quindi scendiamo. Ah, signori, soltanto una cosa ho notato, raga, che la sensibilità della visuale è un po' lenta, nonostante ce l'abbia massimo. Allora, signorina, come si fa a levare il coso? Ah, devo collegare l'attrezzo. Con... apri copertura, N, ok, raga, vi ripeto, è per questo che devo lasciare i comandi, perché non me li ricordo molto bene. Ok, mettiamo a fare tutto come si deve. Facciamo giusto un carico per caricare un po' il silos. Ma più di questo non faremo, quindi andiamo. Non so molto cacchio se va per caricare il silos. Ma soprattutto c'è stai il silos qua, segno. Ma perché la mappa non c'è? Ah, ecco perché, devo cliccare 9. Segno, me lo dica. Ma qui non c'è il silos. Oh, silos, signor... ah sì, ci sono, dall'altra parte. Cioè ci sono, vabbè, si vedono, però lo scarico, non sapevo. Eccolo qua, il silos bellissimo. Ci fermiamo in un posto tipo qua. Poi con la U, ragazzi, selezioniamo il lato dove scaricare. Quindi indietro, portello cereali, sinistra e destra. Noi facciamo indietro perché ci siamo messi apposta. Così segnò. Che cazzo. Ok, rovesciamo. Fatto. Come già fatto. E la madonna, era così poco. Quindi abbiamo riempito il silos. Poi, se non dimentico, se non sbaglio, per caricare il carrello per andare a Vindiri,
senza andare a sbattere magari. Vi faccio vedere dov'è. Qui c'è una raccoglitrice, credo sia un trincia, una fresa, non lo so sinceramente. Comunque qui carichiamo il nostro carrello, se non sbaglio, e possiamo... No, questo è fertilizzante, signor! Perché dico le struzzate? Vabbè, ragazzi, c'è sta un posto per caricare il silos, adesso non ricordo sinceramente. Comunque, carichiamo il silos, andremo a vendere quando tutto sarà più bello. Allora, ragazzi, direi di parcheggiare cosa qui intanto. Stacco con la Q, ok. E chiudiamo il condotto della Meditrebbi e poi si può dire che come primo video può bastare. Allora, chiudiamo il condotto per essere più ordinati. Attenzione, voilà. E scendiamo. Vorrei vedere un attimo da vicino questi attrezzi, raga, e poi prometto che chiudo. Oh mio Dio. Questo qui non so che attrezzo è. Dovrebbe essere o un trincia o una fresa. Però sinceramente a vederlo così non mi viene in mente nulla, devo dirvi la verità. Vabbè ragazzi, a parte le cavolate, spero che come primo video vi sia piaciuto. Ah, ma con shift se corre, mo me lo dici che andavo lento. Comunque, spero che come primo video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a lasciare davvero tanti like per il continuo di questa serie. Sono caduto, per fortuna qui non si muore. Comunque, like, commento, condividete, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima ragazzi con un video di Euro Truck tra pochi giorni. E ciao a tutti ragazzi!